Molto bene, sempre ovviamente compatibilmente alle complessità e alla difficoltà, perché non bisogna mai usare toni trionfalistici, perché questo è un territorio difficile, dove purtroppo per lungo tempo si è anche sottovalutata la pervasività e la, incisività negativa delle organizzazioni, criminali. C'è stata una, dal mio punto di vista, una sottovalutazione anche nelle strutture, che si è immaginato dovessero essere al pari della provincia, media italiana, senza comprendere che questo territorio aveva alcuni acuti che non avevano nulla da invidiare a territori più blasonati, purtroppo in negativo, come Napoli, come Bari. O come Reggio Calabria. E quindi, ripeto, bisogna sempre tenere i piedi ben attaccati al terreno, però io oggi sono qua non solo per riaffermare la vicinanza, ma anche per poter dire, come l'ho fatto in questura con i nostri colleghi dei gruppi investigativi, oggi alla presenza del signor prefetto e del procuratore presso il Tribunale di Foggia, tutta la mia soddisfazione, tutto il mio compiacimento, tutto il mio ringraziamento perché gli sforzi profusi, hanno portato a dei risultati significativi. Ci sono due commissioni Esatto. antimafia nei due comuni E foggiani. questo, guardate, in tutte le mie interlocuzioni, c'è stato un unanime riconoscimento al ruolo che il prefetto, per quello che la 121 gli attribuisce, la 121 del 1981 è la legge, che regola il sistema di sicurezza in questo paese e vede in capo al prefetto il potere, dovere di coordinamento delle attività, di contrasto e di prevenzione. E credo che, anche, le attività che riguardano, due consigli comunali, io, che mi considero un sincero democratico, vivo queste cose sempre con grande tristezza e con grande amarezza, perché se, coloro i quali rappresentano la massima espressione della democrazia e quindi rappresentano i cittadini, poi sono oggetto, di verifiche di questo genere, è un po' una sconfitta per tutti. Però anche qui, dobbiamo essere molto, non solo realistici, ma anche molto corretti. D'altronde, sì, se, si evidenzia la malattia, che purtroppo ci può essere, mi piace sottolineare come gli anticorpi, che, lo Stato riesce a mettere in campo sono nella condizione in qualche modo di intercettare e di porre in una condizione di non nuocere ulteriore alla malattia che si è sviluppata. Ci Quindi, sono ghetti che continuano ad ospitare migliaia di persone nelle campagne del Foggia. assolutamente, questo, come voi sapete, è un tema, importante, sul quale la Prefettura, sta svolgendo un ruolo di coordinamento, fondamentale, solo che queste persone non possono essere disciolte nel nulla o disperse nell'aria. Bisogna costruire percorsi di ricollocazione, percorsi che vedano la realizzazione di strutture quanto più diffuse, soprattutto laddove questa manodopera, che molto spesso è una manodopera che, seppur sfruttata e seppur, motivo anche di azioni di caporalato, è comunque fatta in gran parte da persone regolarmente soggiornanti sul territorio In che nazionale. condizioni stanno lavorando i suoi uomini, visto che stanno facendo uno sforzo che va oltre, l'umana considerazione per dare il meglio a questo territorio? No, io ho trovato, dei grandi professionisti. Mi piace sempre ricordare che la passione nel nostro lavoro, come in molti altri lavori, ma nel nostro, se mi è consentito, con una valenza particolare, poi è la molla che consente di superare le difficoltà, le amarezze. Oggi stesso, questa mia presenza qua, ma soprattutto il luogo a cui, nel luogo in cui mi recherò fra breve, cioè ai funerali di un nostro collega che è morto nell'esercizio delle sue funzioni, è un po' la rappresentazione plastica di quello che siamo, di quello che rappresentiamo e che ci, consente di essere oggi tra le istituzioni più credibili del Paese. Tutti,
le inchieste demoscopiche mettono le forze di polizia, la polizia di Stato, tra le istituzioni più credibili. E la credibilità non sta nei comandanti o nei capi della polizia, anche loro hanno la loro importanza, ma la credibilità sta principalmente nel lavoro delle donne e degli uomini che tutti i giorni tirano la carretta, la tirano soprattutto in realtà così complesse e così complicate come è il territorio di cui stiamo parlando. Quindi ho detto loro che per me questi incontri sono non solo l'occasione per ringraziarli, ma anche per me per ricevere quella giusta dose di carburante per poter andare avanti, perché ovviamente chi ha più compiti di responsabilità in qualche modo deve attendere un po' di più alle cose. Organici al completo, si aspettano altri rinforzi? Allora, intanto proprio perché sono convinto che c'è stata una sottovalutazione nel riordino degli organici delle questure, la questura di Foggia ha avuto una lievitazione, ovviamente compatibilmente a quelle che sono le forze di cui disponiamo, perché non ci dimentichiamo mai che in questo paese c'è stata una stagione nella quale si è immaginato che i poliziotti, i carabinieri, i finanzieri fossero troppi, che si è bloccato il turnover e che si sono anemizzate molte risorse, che sono intervenute delle leggi che hanno abbassato di decine di migliaia gli organici. Ognuno di noi è chiamato a lavorare con gli strumenti che gli vengono messi a disposizione, quindi peraltro troppo spesso ci dimentichiamo che, siccome la maggior parte degli arruolamenti sono stati fatti negli anni '80, il prossimo decennio vedrà solo nella Polizia di Stato la dismissione di 40.000 persone. Quindi queste sono le cose con le quali ci confrontiamo, però lo abbiamo dimostrato anche con le ultime uscite dalle scuole. Foggia sta nella parte alta del tabellone perché credo debba avere, non per nessun tipo di concessione, ma per la semplicissima consapevolezza e considerazione che è un territorio che ha bisogno di risorse, perché qui lo Stato deve esserci, e deve esserci non soltanto a parole. Consentitemi infine di dire come si sta facendo un grosso lavoro anche sul tema culturale. Questo era un territorio banalmente nel quale l'uso dei caschi era una variabile indipendente, oggi lo è sempre più. Ho contezza di come i cittadini, i commercianti ringrazino, a partire dal prefetto, dal questore, dai colleghi delle altre forze di polizia, e questo è per noi motivo di soddisfazione. Ovviamente non è la panacea di tutti i mali, non ci riteniamo di aver realizzato a Foggia il paradiso in terra, sarebbe sciocco, sarebbe disonesto intellettualmente, per fortuna non vendiamo fumo, però consentiteci, e soprattutto a chi ha reso possibile tutto questo, la soddisfazione che il grande impegno, anche attraverso solo i numeri parlano e dicono e ci consegnano: abbiamo raddoppiato gli arresti, abbiamo raddoppiato tutte quelle che sono le interdittive antimafia. Cioè, voglio dire, lo Stato c'è, e non c'è solo a parole, non c'è solo per le passerelle, ma perché per fortuna, al di là delle passerelle, ci sono tante donne e tanti uomini che, fuori dalle luci della ribalta o fuori da quello che sono le condizioni che uno come me magari è costretto a vivere, la carretta la tirano con grande impegno.